La mostra del fotografo Oliviero Toscani, più di 50 anni di magnifici fallimenti, a cura di Nicola Sballario, al Museo d'Arte della città di Ravenna, presenta oltre 150 scatti del fotografo milanese. La mostra, che resterà aperta fino al 30 giugno, su Facebook ha raccolto consensi, ma anche critiche sul personaggio, che da sempre ha sollevato polemiche affrontando temi scottanti come il razzismo, la pena di morte, l'AIDS e la guerra. Oliviero Toscani è qualcosa di più di un fotografo, è un grande comunicatore. Le sue fotografie più celebri hanno aperto una breccia in un mondo che è quello della pubblicità, che fino a Toscani, si può dire, puntava tutto sulla presentazione del prodotto che doveva essere venduto. Toscani è stato tra i primi a usare nella pubblicità non il prodotto, ma tematiche che a volte non hanno niente a che vedere con il soggetto, con l'oggetto che viene venduto, ma tematiche che in qualche modo fossero significative. È stato tra i primi, molto prima che poi i guru del marketing la teorizzassero questa cosa, a trasformare la pubblicità in una conversazione, in un racconto, in una storia.